Finisce il suo mandato di presidente della decima circoscrizione del Lions Sicilia Nicola Scaturro, affidatogli dal governatore avvocato Mariella Sciammetta nell'anno sociale 2020-2021. Nicola Scaturro ha saputo governare con la sua capacità i club facenti parte della stessa circoscrizione, guidandoli con impegno e perseveranza. Nicola Scaturro continuerà la sua collaborazione lionistica nell'anno 2021-2022 con il nuovo incarico affidatogli dal neo governatore Francesco Cirillo come componente comitato sul tema di studio distrettuale, un progetto per la mia città. Il consuntivo è semplice ed è subito fatto. Quest'anno, nonostante le difficoltà dovute alla chiusura della pandemia, è stato, voglio dirlo, un anno straordinario, ma straordinario perché i Lions sono stati artefici di quello che il nostro governatore dell'anno 2020-2021, l'avvocato Mariella Sciammetta, ha trasmesso e ha saputo dare a tutti i soci, a tutte le circoscrizioni, a tutte le zone e a tutti i clubs, cioè quella grande capacità di portare avanti lo spirito lionistico e di dire che finalmente i Lions sono vicini alle persone fragili, alle persone che hanno bisogno, perché dove c'è un bisogno c'è un Lions. E il nostro governatore è stato bravissimo nel motivarci in questo senso. Così l'anno è passato benissimo, abbiamo fatto tantissimi service e tutti all'insegna dell'aiuto concreto verso le persone che ne avevano bisogno. È stato un anno straordinario, quindi, tanto è vero che il nostro governatore, saluto con grande affetto, è stato adesso nominato per quest'anno sociale presidente del Consiglio dei Governatori e quindi è stato per noi, siamo sicuri, porterà le sue idee e porterà un pezzo di noi e la Sicilia a livello nazionale e speriamo anche a livello internazionale. Io questa sera concludo il mio mandato e presenziando ad un incontro voluto dal club di Agrigento Chiaramonte con il suo presidente Giovanni Celauro, è un service molto particolare. E ci saranno molti avvocati e ci sarà un giudice della Corte dei Conti per parlare della giustizia e degli agganci della giustizia con l'economia. Una buona giustizia per una buona economia e viceversa. Grazie. Un nuovo incarico si profila però all'orizzonte, è arrivato, quindi quale ce lo anticipo? Sì, posso dire che il nuovo incarico mi è stato comunicato da pochi giorni dalla segreteria del distretto del nuovo governatore, il dottore Cirillo, che saluto e ringrazio, che è quello di di componente del service regionale distrettuale che si chiama un progetto per la mia città. Io spero di poter far bene assieme al delegato, che è il dottore Silvestre Buscemi, e assieme agli altri componenti del service, di fare un buon lavoro, naturalmente assieme a tutti i soci dei clubs e delle zone interessate. Sono veramente contento di questo nuovo incarico, sempre all'insegna del We Serve. Siamo qui per questo.